Faccio un video su onde 5, oggi siamo a un nuovo video in cui spiego la differenza tra la banda Wi-Fi 5 e la banda Wi-Fi 2.4. Allora, i router che supportano entrambe queste bande Wi-Fi si chiamano router dual band, che appunto significa doppia banda, e le differenze tra queste due bande sono molto semplici da capire. Allora, la 2.4 è la banda più vecchia, che resta ancora la più usata oggi perché riesce a coprire una superficie molto maggiore della 5, infatti copre fino a 60-70 metri quadrati, e questa cosa dipende anche naturalmente dal router che stiamo usando. E la banda 2.4 riesce ad attraversare le pareti a differenza della 5, perché dato che la 5 ha una frequenza leggermente più alta, non riesce ad attraversare le pareti. La 2.4 resta ancora più usata anche perché ha molti dispositivi come campanelli intelligenti, frigoriferi, Amazon Alexa, Google Home e altri che non necessitano di moltissima velocità di connessione e che hanno solo la possibilità di connettersi alla banda 2.4 GHz. Si connettono appunto solo a questa banda, mentre la banda 5 di solito è utilizzata per far connettere computer, NAS e altri che richiedono comunque dispositivi che richiedono un'alta velocità di connessione. Magari un computer da gaming può essere connesso alla banda 5. Adesso parliamo dei limiti di queste due bande. La banda 2.4 si limita ad una velocità di 300 Mbps, mentre la 5 si limita a una velocità di 1300 megabit al secondo. Se invece nessuna delle due bande arriva in modo decente in una stanza della vostra casa, potete adottare una delle due soluzioni. Ci sono i Wi-Fi extender come questo, questo qui è uno da 300 megabit al secondo e non è dual band, ma ce ne sono disponibili anche modelli più potenti e dual band. E questi dispositivi vanno piazzati a metà tra più o meno dove prende due tacche il wifi e diciamo amplificano il segnale wifi, lo fanno arrivare in modo migliore nelle altre parti della casa che magari non sono coperte in modo adeguato. Oppure se dovete connettere solo un computer magari non ha un'antenna wifi oppure non ha la possibilità di connettersi al wifi perché il vostro router è lontano, potete comprare un power line. Di solito questi dispositivi si comprano in coppia. Questo qui è uno della Netgear, è da 200 megabit al secondo, è abbastanza lento in confronto a quelli di oggi. Io ad esempio ne ho uno da 2000 e questi dispositivi, uno va connesso vicino al router e sotto hanno un'uscita Ethernet, e quello che andiamo ad attaccare alla corrente vicino al router, ci attaccheremo qui sotto il cavo, e il cavo andrà dal powerline al router, mentre quello che andremo ad attaccare vicino al nostro computer da un'altra parte della casa andrà, questo lo attaccheremo sempre alla corrente. Invece il cavo sotto partirà dal powerline al computer. Questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale. Io vi lascio il link della mia pagina Facebook e Instagram in descrizione.